La musica ci ha insegnato per l'ultima, quella precisa. Sì, sì, infatti. Bravo, come a teatro, sono a pagina 56. Non si apparecchiava mai la tavola nella nostra casa. Ci pareva troppo borghese avere una sedia su cui fermare il culo intorno a viveri e bevande. Ci si alimentava quasi per caso, quasi per sbaglio. Ci si trascurava per moda e si mangiava solo se e quando capitava. Negli orari più strani e impensabili, non si sapeva dove e quando iniziava un pranzo e dove finiva una cena. Di passaggio si prendeva qualcosa da un frigo che urlava la desolazione. Il nostro sostentamento era direttamente proporzionale al mal di vivere che bene o male tutti in questa cazzo di casa ostentavamo. Per cui meno si stava seduti a tavola insieme, più si era consapevoli che in casa tirava aria di sopravvivenza. Si dava un tavolo, delle sedie, delle posate e addirittura dei bicchieri alla nostra sopravvivenza solo quando quest'ultima dimentica se stessa nel tentativo inutile di trasformarsi in uno strano e velocissimo slancio vitale che duri il tempo di una digestione. In questo momento sono io ad averne e non solo in qualità di apparato digerente. È uno slancio il mio che è cominciato da quel buco sulle labbra in cui è caduta Stella e continua facendomi fare cose che mai prima avrei pensato di fare. Io che apparecchio tavola, io che cucino non solo per voi due ma per tutti i coinquilini di casa Zamboni, io che creo le occasioni per mostrarmi vivo e cerco vita da creare negli altri, pur non fregandomene un merito cazzo. Uno slancio di vita che proprio non me ne frega nulla di quella e delle altre vite. L'importante è essere sul pezzo, per non deludere mai le aspettative di quella stella sempre troppo accesa per me. Per non spegnermi mai, nemmeno un istante. Gli altri ci entrano per sbaglio, tanto lo sanno che la ragione ha un unico nome, Stella. E danno un unico nome a questo spirito chef che entro mi frigge, Stella. Cucino e invento la maniera più ghiotta per cucinarle il cuore, tra mille odori e amori che so farle. E se ci aggiungo la musica al sale e a quegli odori, è proprio fatta. La ricetta esce dalla didascalia delle sue parole e regole e diventa sapore, fumo denso e odore intenso e rumoroso delle migliori canzoni che il pianeta Terra abbia mai prodotto. Thank you for your love, canta Anthony, quello dei Johnsons. E mentre ringrazia lui, ringrazio io, aggiungendo mele o pere come gemme preziose a qualsiasi piatto salato stia preparando. Olio, mele al posto di cipolle, piccoli pezzi di pollo e curry. Dall'altra parte, in una pentola piena d'acqua, affoga del riso nero e annegano gli infiniti ah, thank you, urlati con grazia femminile da quel maschio tra i Johnsons. La musica cucina i miei piatti. Se non ci fosse lei a condire, sono sicuro che farebbe che sarebbe. Se non ci fosse lei a condire, sono sicuro che farebbero cagare. Non avrebbero sapore e odore, sarebbero niente. Damien Rice con la sua The Blower's Daughter soffia sulla cultura e sul fumo delle mie ricette. I Coldplay aggiungono il glass of water per mantecare quando a mancare proprio il Lilac Wine di Jeff Buckley. Un vino unico, improbabile, non ne fanno più. L'ultima volta è stato il fiume Mississippi a ingoiarla per sempre. Chissà dove sarà ora, sicuramente manca a tutti quelli che ne hanno gustato il primitivo sapore e ne attendono fiduciosi sulle rive il ritorno. Perché al di là del fiume resta solo un alleluia rassegnato e sommesso. Dolce, è polvere di miracolo a scaglie sul mio sugo e sulla sua bocca che già si schiude alla mia e mi assaggia ancor prima di assaggiare il resto. I The Divine Comedy cantano la nostra Perfect Love Song. Ecco, ora si può fare l'amore e saltare la cena. Il baratto non è nient'altro che dire una maniera di quasi di riprendersi l'economia a cui siamo sottomessi ormai. Questa forma di monetizzazione della carne nient'altro che è un simbolo di quello che potrebbe essere la soluzione. In realtà la soluzione è considerare l'uomo cioè, questa cosa, la carne al centro della stessa crisi. Quando ci parlano di crisi o viviamo la crisi che esiste veramente, che ogni giorno sta diventando peggiore proprio in una maniera incredibile. Questa crisi non,
non deve però portarci a una crisi antropologica, perché non è possibile che noi consideriamo la crisi come qualcosa di a sé stante, cioè come se noi fossimo sottomessi a questa crisi. In realtà la crisi, basta pensare che la crisi non ci sarebbe se non ci fosse, se non ci fosse l'uomo. Quindi il baratto è più o meno non voler spronare tutti a considerare l'uomo al centro di ogni cosa, anche dell'economia mondiale, anche al centro della crisi stessa. Abbiamo quasi il terrore dello spread, non sappiamo neanche che cazzo è. Si mangia a colazione, che cos'è? Non dobbiamo saperlo, però è quello che stanno facendo in questo periodo, è abituarci ad un terrore, al terrore vacui, proprio il terrore del vacuo. Non sappiamo cos'è, ma ne dobbiamo avere paura. Questo è pazzesco. No, non dobbiamo avere paura, perché finché c'è carne ci siamo noi, la crisi esiste, altrimenti non c'è niente. Tante cose ci hanno portato anche all'estero di vergognarci da quello che è successo. Veline o meno, c'è questa politica su... Vabbè, non andiamo a indicarla. Però credo che la politica invece non che siamo noi gli attori, i musicisti, la politica siamo proprio noi, tutti. E quella è la bellezza della cosa che hai detto, che mi ha fatto venire i brividi. La politica, tu fai bene a vergognarti dei politici, ma perché la politica non è quella, la politica è questa. Questa. Ma anche la domanda di prima, no? Il fatto di come c'è la famiglia è politica. Cioè nel momento in cui si esce dalla stanza, dal proprio ruolo, che si va a stare anche con una persona, si fa politica. E non bisogna avere paura di dire facciamo politica, perché siamo in un liceocrazio, possiamo dirlo. L'uomo è il primo animale politico. È l'animale politico per eccellenza, cioè se non avesse la parola politico, gli altri sarebbero un animale. Cioè quindi perché? Perché la politica è stare insieme, condividere, essere una comunità. Oggi se addirittura usi il termine politica in una canzone, dico ah, sta a parlare di politica. No, ma anche quando non parlo di politica nella canzone sto facendo politica. Perché quando l'emozione ti muove, l'emozione tua che mi ha fatto venire i brividi, questo gesto, questo istante per me è politica, perché quando andrò a casa penserò alle tue parole e costruirò una cosa su quello che mi hai detto, capisci? Costruirò anche una canzone su quello che mi hai detto. No, però è questo che ricade sui genitori, la responsabilità di cui sopra, di cui parlavi tu. Cioè, è vero, i genitori fanno delle cose per cui uno si sente, si sente orgoglioso, o magari si vergogna. Quanti di noi si sono vergognati perché un padre ha fatto un gesto per cui ha portato con sé un nostro vergognarci, non lo so. E per dire che ogni gesto che facciamo, e poi questo è il senso del libro, del romanzo, che ringrazio per averlo voluto, cioè ogni gesto che facciamo ha una conseguenza immediata sul futuro di qualcuno che sta di fuori di noi. Questo da un lato ci deve far sentire la responsabilità dei gesti, secondo me, a mio modesto parere, però dall'altro lato ci deve far vedere invece l'altra bellezza dell'animale politico che siamo, cioè siamo così connessi fin dalla notte dei tempi che il nome che portiamo è già il segno di tutta una società, una storia, di una vita, di una mille comunità prima di noi. Cioè non considerarsi soli e autogestibili, secondo me, è la cosa più bella del mondo in questo momento. Quindi è proprio questo il senso, cioè siamo sì responsabili dei gesti che facciamo, e quindi dobbiamo pensarci abbastanza quando facciamo un gesto, ma dall'altro lato è bello anche non pensarci, perché quel gesto fa parte di miliardi di gesti al secondo di un universo che comunque si muove attraverso i gesti nostri. Quindi sono detto, inventerò. Cioè, mi piace stare nei vestiti, nei panni di questo personaggio, quindi non ho voluto solo immaginare la vita a posteriori, ma a priori. Quindi ho voluto immaginare addirittura il rapporto della madre, come si erano innamorati, da dove sarebbe nato lui. Mi piaceva raccontare anche questo, no? Perché sono dei parti importanti. Questo tramandarsi i ricordi, ad esempio, una parte
importante, credo che faccia parte molto di noi e di quelle figure che secondo me oggi sono un po', non so, sono troppo standardizzate da viste da altri, non è così. Ho raccontato una figura quasi di un zio, un padre patriarcale, ma comunque nascono tanti altri sentimenti bellissimi per il figlio, anche il fatto dell'orgoglio di volerlo appendere di fianco alla macelleria per redimersi dal peccato, in realtà altro che non è l'orgoglio per un figlio che crea un successo per sé, per la famiglia. Quindi c'è sempre i due volti della medaglia, cioè, non so come raccontarli, però non credo, mi dispiace se è arrivata questa cosa a te, non volevo raccontare di un padre patriarcale e per questo del suo. No, infatti io, no, assolutamente, infatti la mia domanda era, infatti immaginavo che voi doveste prendere, io volevo semplicemente... Mi sto approfittando per giustificare questa cosa, che veramente è anche casuale questa scelta, nel senso avrei potuto raccontare, se fossi stato di Segrate, l'avrei raccontata con la faccia rivolta verso il sud, anche se dal nord non è che andrò molto al sud a studiare, quindi sarebbe stato difficile, quindi il percorso naturale è quello. Non è tanto naturale considerare i nostri padri del sud, padri parliamo di persone giovani. Io credo che noi abbiamo una grande cultura, siamo modernissimi, e a differenza non faccio distinzione tra nord e sud, non mi interessa, mi sta proprio sul censura del problema. Però fondamentalmente una cosa è vera, abbiamo una cazzata, il gusto per la tavola, no? Ti sembra una cosa da terroni, toglietecela, oppure imparate ad usarla, chiunque non la usi, da qualsiasi parte del mondo, cioè il convivio non è una cosa che stiamo difendendo con i denti noi, è una cosa che su cui imperi romani hanno basato tutte le discussioni, su cui grandi civiltà elleniche hanno basato il futuro di tutto quello che sarebbe stato partendo da un banco, da una tavola, da un convivio insieme, cioè credo che siano dei valori che comunque dobbiamo tenerci stretti, e padre patriarcale o meno, famiglia matriarcale, patriarcale o meno, sono delle cose fortissime e delle colonne su cui stiamo basando comunque, secondo me, una civiltà giusta. Cioè, almeno in questi valori non credo che si possa dire che ci sia una crisi, almeno nella nostra terra. Invidio l'aria che ti sta intorno, che ingoi i tuoi silenzi, perché i tuoi sospiri. E lì vomita su narici poco attente. Invidio il sole che ti scalda e non ha pudore nel farlo, il tuo padre è bianco. E la regna indietro come se fosse notte. Invidio la luna che ti addormenta e si finge tua intima confidente quando strappa a te speranze e sogni che non sono mai coltivare. Invidio le stelle che ti seguono in ogni cielo, che ti vogliono cometa, di notte la più accesa. Invidio il tempo che a te si concede e non conosce clessidra migliore per farsi distruggere. Invidio te, che non ti conosci, che puoi così fuggire la bellezza che dentro ti porti. Non so fare nient'altro se non invidiarti del tuo splendore che muove. Dalle mie ginocchia invidiarti è facile. Guardo